Buonasera a tutti, siamo alla seconda serata ed ultima del corso Python ed è il penultimo evento che faremo in questa stagione 2016-2017 a LUG. Il prossimo evento sarà a giugno, tenetevi liberi teoricamente tra il 14 e il 21 giugno, poi vi manderemo la data precisa perché ci sarà l'ultima serata che è la serata dedicata a Git. Sarà un corso breve in cui vedremo un po' di funzionalità eccetera. Allora, la serata di oggi sarà sull'ecosistema di Python e con gli usi specifici, quindi quelli che la volta scorsa hanno visto, che magari si sono annoiati un po' di più perché sapevano le basi di un linguaggio di programmazione, questa sera potranno capire in cosa Python può servire e per cosa appunto è meglio usarlo e cose varie. Chi non c'è stato e non ha ancora idea di come programmare potrà almeno vedere per cosa può essere utile. Detto questo, la serata di Git sarà ancora aperta ai soli soci, se avete domande, cose da chiedermi venite dopo da me. Per adesso lascio parlare Enrico Bacis che terrà la seconda serata del corso di Python. Ok, allora, ciao a tutti, quindi appunto come ha detto anche Irene, oggi vediamo alcune cose più in dettaglio del linguaggio di programmazione. Si può aprire un po' la finestra che è tipo c'è caldissimo e poi un po' l'ecosistema di Python, quindi come scaricare librerie aggiuntive e così via. Allora, partiamo da dove ci eravamo lasciati l'altra volta, quella parte che non avevo fatto perché giustamente erano già tipo le 11, quindi siamo andati dritti alla fine. Allora, Python ha un sistema di eccezioni come Java, si distingue tra errori e eccezioni perché gli errori sono quelli generalmente sintattici, le eccezioni invece sono casi speciali come vediamo fra un attimo. Comunque una cosa che è diversa rispetto a quello a cui magari siete abituati venendo dal mondo Java è che essendo che Python è interpretato e dinamicamente tipato, di errori ne vedrete un po' a runtime, quindi non a compile time, perché se per caso fate A uguale a 5, B uguale a una stringa e li sommate, lui non c'ha una fase di compilazione. Java, C, questi altri durante la fase di compilazione vi direbbero c'è qualcosa che non va, non puoi sommare questi due tipi di variabili perché non so come fare. Python, cioè il mio IDE, quello che fa è salvare il file, poi l'interprete che quando passa di lì interpreta quella riga e solleva, si dice un'eccezione. Quindi tutti gli errori e le eccezioni sono posticipati a runtime, compresi errori sintattici. E quindi solo se viene eseguito il codice che produce quegli errori. Se io ho una funzione che è sbagliata, che somma una stringa, un intero, ma non la chiamo mai, dentro il mio file può esistere tranquillamente. Quindi in Python è anche molto spesso, cioè Python molto spesso si usa facendo test su tutto il codice, cioè se ci siete abituati a fare il vostro programma e funziona, fine. In Python e in altri linguaggi si fa generalmente quello che si chiama test driven development, quindi uno sviluppa il test che verifica che il suo programma funzioni, però non è qualcosa che vedremo oggi. Quindi gli errori sono quelli di sintassi, quando l'interprete non capisce che cosa voi gli state dicendo. Okay, se io eseguo questa cosa, cioè while, return, print, lui non ha idea di cosa io gli abbia scritto e quindi mi dà un syntax error. Sono i più comuni da commettere quando si sta imparando il linguaggio e basta, questo è tutto quello che c'è da dire sugli errori di sintassi. Le eccezioni sono qualcosa di diverso, se avete già visto un linguaggio che ha le eccezioni, lo sapete già, rappresentano delle situazioni eccezionali, come dice la parola stessa. Quindi una divisione di due numeri in generale non dovrebbe essere un problema, però se io divido per zero, è un caso eccezionale perché non sa quanto fa questo risultato e quindi mi solleva un'eccezione. Oppure se leggiamo un file che non esiste, se lo eliminiamo mentre lo stiamo leggendo, qualsiasi cosa va a sollevare un'eccezione, io nel mio codice devo anche ripararmi da queste eccezioni. Quindi cioè, qualsiasi cosa che non è prevista da chi ha scritto il programma.
vedete qua c'è appunto l'esempio che si faceva prima, io ho questa funzione che divide un numero per zero, utilissima, e fin quando io la compilo, lui non dà eccezione perché non è un problema per lui. Il problema è quando vado a eseguire questa funzione, quindi io chiamo quella funzione, l'interprete passa di lì, esegue questa operazione e questa operazione è quella che mi restituisce l'eccezione. Come si fa a verificare questi casi particolari e ripararci? In Java, se l'avete già usati, c'è try e poi c'è catch, che vuol dire becca questo tipo di eccezione. Qua hanno cambiato nome, si chiama except, ma fa la stessa cosa. C'è tutta una gerarchia delle eccezioni, cioè diversi tipi di eccezioni. Quindi ad esempio questo qua è proprio l'eccezione zero division error, ok? Quindi io posso fare un codice che in un blocco try, come abbiamo visto l'altra volta per fare i blocchi, quindi faccio try due punti e poi indentato con gli spazi, perché ricordo che non è come linguaggi come C o Java che hanno le graffe, l'indentazione è quello che rappresenta i blocchi. Quando eseguo questo codice, lui cosa fa? Fa la prima operazione e mi stampa il risultato, perché non dà nessun problema dividere 4 per 2. Divido 4 per 1 e non dà nessun problema. Quando va a eseguire questa operazione, quindi quando va effettivamente a fare la x diviso 0, lì solleva un'eccezione, come è successo prima, ma questa volta io ho detto quando sei in questo caso, quindi quando c'è questa eccezione, non stamparmi all'utente questo messaggio che l'utente non lo sa neanche interpretare e blocca il programma. Quello che gli dico è: quando succede questa cosa, esegui questo altro codice che io metto nel blocco except. Okay? Quindi se voi state facendo un qualche tool da linea di comando che deve interpretare dei file, cioè se gli stampate questa cosa che generalmente si chiama stack trace, quindi sono tutte le chiamate in cui il vostro programma è entrato prima di arrivare in quel punto, cioè l'utente non può riuscire a capire cosa deve fare. Molto meglio se fate except con quel tipo di eccezione e poi gli stampate hai messo un nome di file che non esiste sul tuo computer. Okay. Come si fa a sollevare delle eccezioni? Quindi sono eccezioni che vengono sollevate automaticamente da Python stesso, divisione per zero, file non esiste. Ce ne sono altre che invece io posso andare a inserire, okay? Anche delle mie eccezioni posso creare. Ad esempio qua c'è una funzione invia email, prende un indirizzo email del testo, e fa un controllo stupidissimo, ci sono molti modi migliori per verificare se un indirizzo email è un indirizzo email, però questo dice se chiocciola se at non è all'interno della mia stringa dell'email, sicuramente non può essere un'email. Quindi qua c'è la parola chiave raise, quindi solleva in inglese. Value error è una di queste eccezioni, se le cercate ce ne sono moltissime, si usano in casi diversi. Avreste anche potuto sollevare un'eccezione che si chiama exception, avreste anche potuto sollevare zero division error, quello che abbiamo visto prima, però poi uno che sta cercando di capire qual è lo stato eccezionale in cui è entrato il codice, cioè non si aspetta che inviando un'email c'è un errore di divisione per zero, okay? Quindi non farebbe mai except zero division error. Quindi qua mi stampa, mi solleva l'eccezione value error con dentro un testo. Okay? Quindi le eccezioni, i costruttori delle eccezioni prendono un testo che è poi il messaggio allegato all'eccezione. Quindi cosa succede se io invio un'email a Richard Stallman scrivendo I like Linux? Probabilmente che mi fustiga sul patibolo. Se dopo per dire no, intendevo GNU Linux ovviamente, perché se scriviamo a Stallman non possiamo scrivere Linux e basta, ma mi dimentico di mettere la chiocciola e eseguo questo codice, non funziona perché non l'ho eseguito, nuovo.
Quindi qua mi aveva sollevato un'altra eccezione che era non hai veramente quella funzione, mi stampa quello che io gli ho detto di fare, gli ho detto che doveva ritornare un value error con quel messaggio. Chi chiamerà la mia funzione, io lo metterò nella documentazione, che potrà restituire value error nel caso in cui l'indirizzo email non è valido. Okay, quindi chi usa la mia libreria sa che tipi di casi eccezionali possono essere sollevati e poi prenderà le sue precauzioni. Okay. Cioè non sono io all'interno della mia funzione che devo fare qualcosa per correggere quell'email, devo solamente dire che non va bene quell'email. Ok, passiamo ai file che non abbiamo visto l'altra volta. Quindi è abbastanza simile a C, diciamo, per la gestione dei file. Quindi abbiamo la direttiva open, che prende un nome di file e un modo di apertura e ritorna un riferimento, una sorta di, passatevi, oggetto per ora, al nostro file, quindi un qualcosa su cui un riferimento su cui io poi posso invocare delle altre funzioni che sono ad esempio leggi o scrivi, le più banali. Il parametro mode, che è lo stesso che trovate poi nel sistema operativo, specifica che R vuol dire che, cioè io lo devo passare come stringa, non è specificato, quindi non posso scrivere R e basta perché lui lo prenderebbe come variabile. Mettere tra apici, doppi apici, R, W, R più, quindi più correttamente qua si potrebbe fare così, diciamo tra apici mettiamo il modo. Quindi se io voglio aprire in scrittura un file devo fare W. Okay, se voglio aprirlo scrivendo dei byte posso fare WB, le cose che se usate in C usate anche qua. A è append, quindi io vado a inserire in coda il file già esistente. R più è la modalità in cui potete sia leggere che scrivere. Quindi una volta che io ho ottenuto il mio oggetto file, posso eseguire delle funzioni su questo, come read, write, readline, writeline. Okay. Oltre a queste non vi serve andare. Una cosa però importante è ricordarsi di chiudere i file. Okay, quindi devo fare il riferimento che mi è stato passato, punto .close, come adesso vi faccio vedere, per chiudere il file. Quindi se io ad esempio volessi scrivere un file, qua abbiamo aperto il file che si chiama test.txt in modalità write, okay, vedete che c'è la W. Poi facciamo F, che è il nostro riferimento al file, punto write, e lì passiamo la stringa che vogliamo scrivere. Okay. Avremmo probabilmente potuto usare write line per evitare il barra n in fondo. Alla fine devo ricordarmi di chiudere il file, perché in realtà poi il sistema operativo tiene una sorta di buffer, le cose che voi scrivete non le scrive in quel momento lì sul file, le tiene in memoria, perché la scrittura sul file è onerosa, la scrittura su disco, quindi la tiene in RAM e poi quando c'ha una buona mole di dati le scrive. Quindi se voi non fate f.close e per caso il sistema crasha, c'è buona probabilità che parte dei vostri dati siano andati. Se il file lo leggo e basta, quello non succede niente, cioè in lettura non è un problema perché tanto non stai modificando, però diciamo hai lì sempre, cioè il sistema operativo deve tenersi un riferimento al fatto che tu hai il file aperto e ovviamente quando il programma si chiude lui chiude anche tutti i riferimenti aperti, però se è un programma che va avanti per tanto e tu continui a aprire gli stessi file non è il massimo. Poi ci sono sistemi operativi che riescono a gestire il fatto che qualcuno stia leggendo e più persone stiano leggendo un file, ci sono altri sistemi operativi che sono un po' più stitici su questa cosa, quindi se hai più riferimenti a un file, magari una lettura o una scrittura, già non ti fa aprire. Quindi qua, dopo aver scritto, vado a fare readline e stampo il risultato, quindi qua io ho creato il file e l'ho letto. Okay. Quindi è abbastanza facile da utilizzare.
Ok, abbiamo visto come aprire file nel modo classico, nel modo alla C. Vediamo però qualcosa di più interessante, se no scriveremmo in C e basta. Vediamo alcune cose che caratterizzano la Python rispetto a altri linguaggi. È solamente sintassi quella che vi sto facendo vedere adesso. Quindi non è che caratterizzano una libreria fantastica, in realtà è solamente posso fare qualcosa in una maniera più furba. Allora, la prima cosa che vediamo, visto che abbiamo fatto i file, sono quelli che si chiamano context manager. I context manager servono per gestire risorse, perché è appurato che tutti sappiamo, anche se sapete, sappiamo che dobbiamo fare punto close sul file, la probabilità di dimenticarselo è tipo dell'80%. Ok, quindi Python ha pensato, vediamo un modo per evitare di dover chiudere le risorse. Okay. Facciamo che quando la apri già hai una sintassi visiva che dice dove quella risorsa verrà chiusa e non devi mettere la close. Quindi questi context manager servono per gestire i contesti, quindi gestire delle risorse aperte. Sono definiti dal costrutto with, che non c'è, almeno io non l'ho visto in altri linguaggi, seguito da un blocco. Adesso vi faccio vedere come. Quindi io posso dire, file è un context manager, posso usarlo come context manager, e quindi io posso, invece che fare f uguale open, così via, io gli dico with, vedete che dopo questa parte ci sono due punti. Okay, quindi all'interno di quel blocco esiste f e è aperto. Quando tolgo l'indentazione, quindi quando ritorno qui, il file è stato chiuso per voi, non devo mettere f.close. Ok? In questo modo non è che potete dimenticarvi di chiuderlo. Già quando io lo apro dico, in questo blocco mi serve. Tutto il restante codice a cui non serve quella risorsa aperta, semplicemente lo metto fuori dal blocco. Quindi in Python mi sposto con l'indentazione. Okay, quindi la sintassi è with, poi c'è un context manager, come ad esempio file agisce da context manager, ci sono altri, apertura di database si può fare con with, qualsiasi cosa che deve tenere una sessione aperta più o meno ha un context manager. Quindi voi definite che una volta fatta questa cosa la assegnate a f, quindi with open as f, all'interno di questo blocco io posso usare f, qui non solo non posso usare f, ma f è anche chiuso. E quindi, secondo me è più leggibile piuttosto che vedere in giro le close che poi devo ricordarmi di farle, usate questa sintassi. Ok, questo è quello che vi ho detto. Altra cosa che di solito si fa in Python, questo approccio che è più facile chiedere perdono che permesso. Okay. Non vale in tutti i contesti della vita di solito, però in Python funziona così, nel senso che comunque essendo un linguaggio abbastanza pesante nel senso che non è iperveloce, ve l'ho sempre detto, Python non è la scelta che io vado a fare se voglio un qualcosa che è iperveloce, quindi a sto punto le eccezioni non danno quell'overhead in più, quella cosa da gestire in più. Quindi non preoccupatevi troppo di se faccio delle eccezioni poi deve essere istanziato un qualche oggetto che mi tiene traccia delle eccezioni che io chiamo. Quindi il senso è, invece che controllare la presenza di qualcosa e poi, quindi ad esempio qua c'è un codice, crea un dizionario, contiene le chiavi 1 e 2 e poi io vado a controllare se la chiave key, che non è presente nel mio dizionario, vado a controllare se key è presente nel mio dizionario. Se è presente, allora la stampo, la assegno, altrimenti stampo no key. Okay. Questa è una cosa che non si fa mai in Python, perché prima di tutto
Adesso ho appena detto che Python è oneroso, quindi cioè, non fa niente andare a istanziare eccezioni, però controllare se un qualcosa è all'interno di una struttura dati magari richiede tempo, quindi qua io lo sto facendo due volte. Questo è un dizionario piccolo, quindi non ci metterebbe niente. Però prima devo andare a controllare, cioè, sarebbe come, non so, prima vado in garage a vedere se c'è la lampadina. Poi torno da mia mamma, dico sì, la lampadina c'è, e poi mi dice ok, prendila. A questo punto preferisco che mi dica vai e se c'è la lampadina prendila. E in caso io torno e dico no, guarda, la lampadina non c'era. Ok, quindi molto più spesso in Python si fa qualcosa del genere. Si fa un blocco try, quindi io provo a accedere al mio dizionario, se non c'è quella chiave mi restituisce, solleva un'eccezione che è key error. E io farò quello che ritengo opportuno fare in questi casi. Okay? Quindi più snello il codice, fa meno accesso a tutto, fa meno computazioni, quindi si usa così. Altra cosa che spesso si fa è utilizzare dei valori, cioè abbiamo visto i booleani, abbiamo detto che esiste vero e falso. Se io metto in un if qualcosa che non è vero o falso, Python cosa fa? Cerca di interpretare quello che io intendevo. Okay? Quindi se io faccio un if e gli passo una lista vuota, negli altri linguaggi mi ritorna, cioè quella condizione è verificata perché la lista è vuota ma esiste. Okay? Quindi entrerebbe in quella parte di if. Ma è ovvio che se io sto facendo un if su una lista, se io scrivo if e una lista voglio verificare se è vuota. Okay. Quindi ci sono tutta una serie di cose che in Python sono false o vere. Okay. Quindi ad esempio, se io chiedo, mettendo bool e poi passando un qualche tipo di valore. Quindi qua faccio qual è il valore booleano della lista vuota, quindi aperta e chiusa quadra. E vedete che la risposta è false. Quindi visto che per valutare le condizioni lui verifica la loro booleanicità, invece che scrivere if len di array maggiore di 0, scrivete if array. Ok. Uguale anche per i dizionari, per le stringhe vuote, vedete che tutte queste cose qua valutano a falso. Mentre invece liste con contenuto, stringhe che non sono vuote, dizionari non vuoti valutano vero. Quindi ad esempio qua, se io ho una lista e la voglio scorrere, list.pop rimuove il primo elemento scusate, l'ultimo elemento se non passo niente dalla lista. Quindi qua, magari in qualche altro linguaggio, avrei fatto se la lunghezza della lista è diversa da 0, allora togli l'ultimo elemento e stampalo. In Python non si fa mai questa cosa qua, perché già fare while lista, visto che lista valuta a false quando è vuoto, non faccio controllo len diverso da 0, perché è già false quando, cioè è già false quando è vuoto. Ok? È un po' come l'idea del in C0 è false, okay? Anche se non è false. Altra cosa che sempre per come scrivere in maniera un po' in Python, c'è l'if ternario, che è quello che probabilmente avrete già visto, c'è anche in C, in Java, una sintassi leggermente diversa con il punto di domanda, i due punti. Qua io posso dire z vale x se questa condizione è verificata, altrimenti y, cioè inglese, okay, si legge come in inglese. Quindi se io dico 1 se, questa qua ho messo una condizione che era sempre vera, okay, avrei potuto mettere qualcosa di un attimo più interessante, tipo, no, non so, mettiamo proprio di mettere una lista con un qualche elemento. Questa lista qua, essendo piena e non vuota, valuta true. E quindi se io faccio questa cosa mi stampa 1. Se invece metto una lista vuota, mi stampa 2 perché valuta false questa cosa. Ok? Ci siete?
Sì, sono tutte cose di cui uno può fare largamente a meno, però caratterizzano un po' il linguaggio. Altre cose che caratterizzano il linguaggio sono tutte le funzioni che sono disponibili senza importare cose, moduli aggiuntivi. Quindi, ad esempio, c'è enumerate, qua è una carrellata di cose, poi segnatevi quelle che vi sembrano utili e dimenticate le altre. Se io devo scorrere una lista e quindi voglio sia l'indice di scorrimento sia l'elemento, quindi come si fa generalmente magari in C dove io uso for i uguale a 0, i minore di 5, i più, e poi dopo accedo all'elemento di un array, se qua mi serve sia l'elemento che il suo indice, perché posso voler fare un sacco di cose nel codice, non fate un for sugli indici e poi, cioè, poi in seconda battuta accedete all'array, perché questo magari può non interessarvi, però se voi accedete in posizioni casuali degli array, ci mette un po' il codice. Okay? Quindi se voi invece lo scorrete cioè, in maniera ordinata, quello lì è molto molto efficiente per il codice. Quindi se vi serve sia l'elemento che l'indice, passate la vostra lista alla funzione enumerate e questa vi ritorna una lista di coppie, quindi vi ritorna praticamente, potrei farvi vedere direttamente qua, se io faccio enumerate, cioè eseguo questa funzione, e giustamente ne faccio una lista. Vedete che mi ritorna una lista di coppie con posizione e valore, quindi poi posso scorrerli insieme, la posizione e il loro valore, in maniera molto efficiente. Zip fa una cosa simile, è zip proprio nel senso della cerniera, quando l'ho scoperto il mio capo che Python usava queste, cioè pensava che zip fosse compressione, quindi. Mentre zip prende due liste e ve le associa come farebbe una cerniera, ok? Quindi prende il primo elemento delle due liste e vi ritorna una coppia dei primi elementi, la coppia dei secondi elementi, la coppia dei terzi elementi, ok? Molto molto spesso capita di fare questa cosa e molto molto spesso si usa del codice bruttissimo che ha errori. Se voi invece le unite, quindi io qua ho le mie due liste, 10, 100, 1000 e la loro rappresentazione intero, se faccio zip lista 1, lista 2, quello che succede è lui mi ritorna, come ho detto, le coppie dei primi elementi, le coppie dei secondi elementi, dei terzi elementi, che molto spesso avete due liste e volete scorrerle insieme. Se non sono della stessa lunghezza, si ferma alla prima delle due. Quindi se io qua avessi aggiunto anche 10.000, lui non mi restituisce niente. È un po' come se fosse la trasposta di una matrice, potete pensarla in maniera un po' più matematica. Altre cose interessanti sono, almeno per me, sono any, all e sum. Any prende una lista di booleani e vi restituisce vero se almeno un booleano di quella lista è vero, invece che fare il for, verificare con la vostra variabile esterna, fate così. All vi restituisce vero se tutti sono veri. Okay. Sum, con pochissima fantasia, somma i valori della lista che voi gli passate. Quindi cose comode. Abbiamo visto un po' di funzioni, ce ne sono altre di built-ins, però introduciamo un altro concetto. Se voi cercate programmazione funzionale in Wikipedia vi esce una sbordellata di roba incomprensibile, parla di funzioni matematiche, funzioni pure, senza side effect e così via. È vero che non si può fare un'introduzione alla programmazione funzionale senza passare da questi aspetti, però vediamo i lati un po' più pratici. Allora l'ho cercato su un altro sito, altra sbordellata di testo, ve la riassumo io brevemente. Allora, in programmazione funzionale le strutture dati sono generalmente immutabili, quindi quando voi create una lista, quella dovrebbe non essere mai più modificata.
per ridurre la probabilità di andare a introdurre degli effetti indesiderati all'interno del vostro codice. Si usa molto spesso la ricorsione, che non vediamo, ma se qualcuno lo sa, bene. E molto spesso la valutazione è fatta in maniera lazy, che vuol dire pigra. Quindi in programmazione funzionale non si fa mai qualcosa se non è strettamente necessario. È proprio l'interprete, l'esecutore del programma che non lo fa. Se voi gli dite prendi tutti i numeri interi, che potrebbe essere un'operazione abbastanza lunga, visto che i numeri interi sono infiniti, se lo dite a C, giustamente a un certo punto vi crasha, perché è imperativo, quindi lo fa. Se voi lo dite a un linguaggio di programmazione funzionale, istantaneamente vi dice ok, fatto, e adesso? Perché fin quando non gli chiedete di sommarli, di farci qualcosa, il fatto di averli creati o no non è importante per il fine del vostro programma. Ok. E in Python 3 quasi tutti gli operatori sono lazy, quindi non pagate nel momento in cui voi definite qualcosa, pagate nel momento in cui andate a fare accesso a quei valori. Altra cosa importante della programmazione funzionale, poi non è che vediamo molto altro, sono le funzioni di ordine superiore, si dice. Altre volte sentite dire che le funzioni sono cittadini di serie A, come gli altri tipi. Banalmente vuol dire ho il tipo int, ho il tipo float, ho anche il tipo funzione. Quindi se io ho una funzione posso passarla ad altre funzioni. Okay. Cosa che anche Java ha introdotto da Java 8, in C penso si possa fare, cioè no, non penso si può fare. In Python è già dentro il vostro linguaggio, quindi ad esempio io qua posso ricevere una funzione, questa f, io la interpreto come una funzione, posso riceverla come parametro di un'altra funzione. Okay. Quindi quello che vuole fare questa funzione che ho scritto è andare a applicare la funzione f su tutti gli elementi della lista. Okay. Quindi io scorro la lista, ho creato un'altra lista risultato, vuota, scorro la prima lista e poi vedete che qua f è una funzione perché io riesco a eseguirla con le parentesi tonde, come chiamate qualsiasi altra funzione. Quindi aggiungo a questa lista qua il risultato della funzione f applicato su x. Facciamo un esempio, tra l'altro questa cosa l'ho chiamata myMap, ma questa qua è la map in programmazione funzionale. L'ho chiamata myMap solamente perché map c'è già in Python e fa esattamente questa cosa. E applica una funzione ad ogni elemento di una collezione, di una lista. Quindi se io definisco la funzione quadrato, come al solito, che prende un intero e lo eleva al quadrato, io poi posso chiedere di fare, posso fare map, e questa qua non è la funzione che ho definito io, questo c'è già se lo fate anche voi. Posso dire, io voglio applicare la funzione quadrato su tutti gli elementi della lista 1, 2, 3. Okay. Il risultato, come vedete, non è 1, 4, 9, perché è lazy, come vi ho detto. Quindi lui, fin quando io non gli chiedo, ok, dimmi qual è il valore del primo elemento, lui non lo fa. Ok. Se io invece vado a dirgli, ok, crea una lista da quella cosa che mi hai passato, allora lui, dato che gli ho chiesto di ritornarmi una lista non può essere lazy, una lista è una lista, allora lui valuta questa espressione, valuta per ogni elemento in 1, 2, 3, applica al quadrato e mi ritorna il risultato, quindi 1, 4, 9. Altra, e poi non ne vediamo più, è filter, che si applica come map, quindi prende una funzione e una lista, però ritorna solamente gli elementi che verificano quella condizione, quindi invece che avere quadrato che mi ritorna un qualche numero, io voglio una funzione che è un predicato, mi deve ritornare un qualche valore booleano, ok?
Quindi qua io ho fatto una funzione is positive, prende x e ritorna x maggiore di 0. Ok, non devo mettere return, cioè non devo fare un if, ma questo anche negli altri linguaggi di programmazione, non devo fare ritorna vero se x maggiore di 0, altrimenti ritorna falso, perché già x maggiore di 0 è quella cosa lì. È un'espressione che è vera se x maggiore di 0, falsa diversamente. Quindi io ritorno già, cioè questa cosa ritorna già un valore booleano vero o falso. Ok. Quindi se io faccio la stessa cosa di prima, gli passo una lista con 1, meno 1, 2, meno 3, ottengo indietro solamente la lista con gli elementi che hanno soddisfatto il mio predicato. Okay. Ah no, giusto, ce n'è ancora uno. Quindi vedete che molto spesso voglio interagire con delle funzioni. Ho creato prima due funzioncine che erano is positive per verificare se un valore fosse x fosse maggiore di 0 e l'altra era quadrato per fare il quadrato, cioè facendo così rischio di avere il mio codice che è pieno di queste funzioni che fanno un minimo step. Okay. Quindi molto comodo è avere delle funzioni anonime, si dice, che qua c'è tutta la teoria del lambda calculus che non vi sto a fare. Però in sostanza scrivere square uguale e poi lambda definisce una funzione lì e la assegna alla variabile square. Ok, quindi questa cosa qua che avevamo fatto prima per elevare al quadrato è la stessa cosa di scriverla così. Ok, quindi io posso dire lambda, poi i parametri che prende, cioè quello che io mettevo qua, lo metto qua prima dei due punti, e poi dopo i due punti il risultato che mi deve ritornare. Okay? Quindi è un valutatore di espressione sostanzialmente. Qual è il vantaggio di fare una cosa del genere? Il vantaggio è che io non devo più andare a definire la mia funzione quadrato. Okay? Visto che scrivere questo o scrivere questo è la stessa cosa, quello che posso andare a fare è quella mappa che ho fatto prima, ma andando a definire tantissime funzioncine che poi non mi riservano nel codice. Quello che vado a fare è qua andare a definire una funzione anonima, quindi non ha, solamente perché non ha nessun nome in questo momento questa funzione. Quindi definisco una funzione anonima che presa x ritorna x al quadrato. Okay. E come prima map me la applicherà su tutti i valori. Ok. Altra cosa, i generatori. Abbiamo visto la lazy evaluation, quell'oggetto map che ci veniva restituito quando noi facevamo una map. Okay. E se volessimo farli anche noi, questo tipo di generatori, come facciamo a farli? Perché abbiamo visto che c'è un risparmio a fare questa cosa, perché non vado a fare tutte le computazioni se voglio fermarmi prima. Cioè, se io ho generato tutti i numeri naturali, però poi voglio fermarmi al centesimo, per dire, perché ho trovato il numero perfetto che stavo cercando, non voglio prima aver creato una lista gigante di queste cose. Quindi per farlo è abbastanza semplice. Bisogna usare, avevamo visto che per ritornare il risultato di una funzione usavamo return, in questo caso usiamo questa parola chiave, yield, YIELD, che in inglese è produce. Okay. Quindi io voglio produrre i valori man mano questi sono pronti. Okay. Quindi magari all'interno del mio ciclo for, un ciclo for che fa tutta una serie di computazioni, però appena c'è un valore pronto io voglio segnalare al chiamante di quella funzione che quel valore è pronto. Quindi si effettua si usa yield, cioè se prima il return era solamente una volta nella funzione, adesso noi usiamo yield ogni volta che vogliamo ritornare un valore parziale dopo la funzione. Quindi per farvi un esempio, questo che genera tutti i numeri, ok? Perché vedete che c'è un while true, qualcosa da non fare in altri linguaggi di programmazione, perché non esco da quell'algoritmo. Però io questo qua cos'è che gli sto dicendo? Ho creato una funzione numbers
Poi ho un while true, quindi se io continuo a chiedere i valori, lui continua a generarli. Però io non voglio aspettare di averli generati tutti, perché dovrei aspettare un tempo infinito. Ogni volta che c'è un valore, io voglio restituirlo, ok? In modo che poi dopo posso andare a scorrerli con un for. Quindi qua dentro, invece che creare una lista qua, come avevamo fatto prima per la funzione MyMap, e poi aggiungere a quella lista, io qui vado a dire, ok, è pronto il valore, io uso la variabile start in realtà come contatore, ok? La uso come start solamente perché non volevo definire un'altra variabile, era già definita qua sopra. Vedete che questa cosa, man mano va avanti, continua a sommare uno a quella variabile start. Però io quando passo di qua mi fermo, cioè l'esecuzione di quella funzione si ferma fin quando non c'è qualcuno che dice sì, ho bisogno del valore successivo. E allora lui va a calcolare il suo valore successivo. Infatti se io chiamo questa funzione, ok, lui mi ritorna, come ho detto, un generatore di oggetti, okay? Cioè un oggetto che è un generatore. Se avessi fatto senza quella parola chiave yield, che ferma il codice qua in attesa che qualcuno serva quel risultato, non sarebbe terminata questa computazione, okay? Come fai a chiamarla? Adesso la scorriamo. Quindi come faccio a scorrere i valori di un generatore? Beh, un generatore è come una lista che però viene creata solo nel tipo un ponte che si crea, cioè crea la mattonella dopo solamente quando io ci passo, perché magari non voglio neanche passarci per tutto il ponte. Quindi per me è come se fosse una lista, quindi posso usarci un for, ad esempio. Quindi altrimenti posso chiedere espressamente il valore successivo, quindi a quell'oggetto generator, che adesso dopo vediamo. Quindi se io ho creato quella funzione prima, che è questa, qua che mi tornasse una lista o meno, a me non cambia tanto, perché io uso sempre un for e scorro gli elementi, che siano generati proprio nel momento a cui me servono, non mi cambia a livello di utilizzo, ok? Quindi qua io sto utilizzando qualcosa che avrebbe la potenzialità di produrre tutti i numeri interi. Poi dopo, perché ho deciso io, quando il numero supera 3 si ferma e quindi mi stampa 0, 1, 2, 3. Ok? Ci siete o scricchiola? Ok, posso anche chiedere il seguente valore usando next, quindi facciamolo qua sotto. Se io questo numbers, come avete visto, mi crea un generatore, okay. Ovviamente posso assegnarlo a una variabile, questo generatore. Se io poi voglio il valore successivo, io uso next, che è una funzione, una built-in, quindi non devo importare niente, su questo generatore lui mi stampa 0, ma perché l'ho reinizializzato quando mi stampa 4, perché è un altro questo generatore, vedete? Cioè, se io l'avessi definito qua sopra per tutte e due e poi avessi scorso gen, ok, questo sarebbe lo stesso oggetto generatore, quindi io andando a chiedere quello dopo mi stampa 5, ok? Perché mi stampa 5? Perché mi è servito quel valore successivo 4 per uscire dal ciclo. Io l'ho consumato il 4 perché è quello che mi ha fatto entrare qua dentro, ok? Cioè 4 quindi non è stampato perché è già stato consumato. Se potete fare ovviamente cose più interessanti di stampare i numeri, se volete, volete creare un qualcosa che genera tutta la sequenza di Fibonacci, potete ad esempio definire, che non ho messo la solita slide con Trump perché l'ho già fatta vedere troppe volte, però la funzione di Fibonacci è: io sommo gli ultimi due numeri della successione per generare il numero dopo, quindi sostanzialmente è 1, 1, 2, poi devo sommare 1 e 2, quindi fa 3, poi devo sommare 2 e 3, quindi fa 5, poi devo sommare 3 e 5, quindi fa 8.
Ok, quindi qua io definisco due variabili, precedente e corrente, e ancora faccio un while true, quindi anche questa va avanti all'infinito. Quello che faccio è ritornare il valore corrente. Okay. Poi qua, ma era tanto per farvi vedere nuovamente che posso fare, posso praticamente generare delle tuple a destra e assegnarle a delle tuple a sinistra. Quindi quello che ho detto è il valore di car, che è il primo degli elementi di questa coppia, va assegnato a prech, cioè nel senso quindi il valore corrente diventa il valore precedente. E il valore dopo, quindi il valore che sarà corrente per la nuova iterazione, è la somma di precedente più corrente. Okay? Se aveste voluto farlo senza fare questo genere di sintassi, avreste avuto bisogno di una variabile intermedia. Quindi se io faccio questo, come facevo vedere prima, creo f che è il mio generatore, chiedo il suo tipo, è di tipo generator, se lo scorro mi dà 1, che era il primo numero della sequenza. Se io scorro gli altri, ne scorro 10, qua l'ho scritta complicata che era, però è la stessa cosa di scrivere così. Adesso quando lo faccio in realtà stamperà quelli dopo, perché il generatore non l'ho reinizializzato, quindi non mi ristampa 1, 2, 3, 5, 8, 13, perché li ho già consumati quei valori. Quindi quando vado, non li ho neanche consumati, non l'ho neanche definito. Quindi quando vado a valorizzare questi, ci metto anche magari una print, ok, mi stampa i valori dopo, perché appunto quegli altri li ho già stampati prima. In realtà adesso quando non ho messo la print. Okay. Quindi ogni volta che io vado a eseguire questo codice, lui mi stampa i valori successivi, ok? Va avanti per un po' quando io glielo chiedo. Perché è una sequenza infinita, quindi potete fare delle costruzioni che sono matematiche, che non esisterebbero in un linguaggio normale. Io la lista dei numeri di Fibonacci, ma non esiste, perché non è un concetto che posso mettere in un computer. Finché non finisce la ragazza del mondo. Sì. Ho bicchiere di così piccoli, tanto ce ne abbiamo di spazio. Sì? Frank è un generatore? Sì. Se io faccio range di 10, in realtà mi fa vedere che è un range, ma solamente perché c'è un override sul metodo toString per dirmi cos'è. Però è un generatore, sì. In Python 2 range non è un generatore. Ecco, questa qua è una cosa magari interessante da dire. Range in Python 2, se io facessi questo, sarebbe un problema, perché mi andrebbe a creare la lista con che va da 0 fino, con i numeri che vanno da 0 fino a quel numero lì. Okay. Che è un po' scomodo, perché ci metterebbe parecchio tempo. Se lo faccio qua, invece, è un generatore come questi, è la stessa cosa di numbers che abbiamo visto prima, quindi lui mi ritorna solamente il successivo. Perché appunto Python 3 è lazy e Python 2 invece no. Potete fare anche cose, potete sbizzarrirvi, potete fare il generatore dei numeri primi, mi tengo tutti i numeri primi e poi ogni volta che ne serve uno nuovo lo scorro, cioè vado a verificare se esiste, qua ho messo not any, vedete che tipo usando any e queste cose qua vi permette di avere una sintassi molto più matematica. Quindi questo qua vuol dire se non esiste un numero tra quelli che sono primi, perché qua sto scorrendo i numeri primi, tale per cui il numero che ho in questo momento x è divisibile per quel primo, allora questo x è un numero primo, quindi lo aggiungo alla lista dei numeri primi e lo restituisco. Quindi se io vado a generarli, lui mi stampa 2, 3, 5, 7, 11, 13, ok? Ovviamente se doveste veramente generare i numeri primi, no, fatelo così, perché è abbastanza oneroso generarli. Usate il crivello di Eratostene o qualcosa del genere, che è molto più... molto meglio. Cosa? Ok. Visto che in Python tutto è un oggetto, cioè abbiamo generatori, abbiamo
cose varie, ma in realtà dietro ci sono tutti oggetti, per quello che è particolarmente lento. È utile anche dirvi come fare a crearne uno vostro. Quindi, no, qua non c'era l'algoritmo e la parola sbagliata. Possiamo mettere OOP, che è la sigla generalmente che si usa per Object Oriented Programming. C'è un anacoluto nella frase, ma va bene così. Diciamo, quando io scrivo del codice a oggetti, voglio creare tante entità che comunicano tra di loro e che arrivano al mio risultato proprio perché hanno comunicato tra di loro. Quindi voglio incapsulare delle funzionalità all'interno di delle componenti e non avere tutto in giro in dei moduli sparsi. Quindi voglio racchiudere le variabili, quindi un po' come l'extract in C. Vabbè, se avete già visto Java sapete cosa sono gli oggetti. Se arrivate da C, avete C avete l'extract, poi avete delle funzioni, gli passate la vostra struct e questa è la modifica. Con gli oggetti io ho le funzioni, che si chiamano metodi nella programmazione oggetti, direttamente all'interno della mia classe. Però, ok, tutta una serie di termini che, se vi è chiaro la programmazione oggetti, avete capito qualcosa, altrimenti non avete capito un H di quello che ho detto, e quindi ve la spiego un po' più chiara. Allora, una classe è sostanzialmente un tipo. Gli oggetti sono istanze di questo tipo. Quindi l'esempio che si fa di solito è il concetto astratto che voi potete avere di smartphone. Di solito si fa di mela, non di smartphone, però fa niente, ce l'avevo qua, una mela, reperire una mela adesso era più difficile. Il concetto astratto che voi avete di smartphone è una classe, ok? Sapete che avrà una certa dimensione dello schermo, saprete che avrà un certo quantitativo di RAM e così via. Questo è un oggetto, ok? Quando è fisico, quando è istanziato, è un oggetto di quella classe, ok? Io non posso fare accendere uno smartphone ideale, però posso accendere questo smartphone, ok? Più o meno suona come definizione un po' strampalata di classi e oggetti. Ok, per vedere di che classe sono le cose, perché abbiamo detto le classi e tipi sono abbastanza paragonabili in Python. E se io chiedo il tipo della stringa bglug, lui mi dice che è di tipo str, ok? Quindi è di una classe che si chiama str. Con isInstance, è quello che in Java è l'instance of, posso verificare se bglug è di quel tipo. Quindi se gli chiedo è una stringa, mi dice vero. Se gli dico è un booleano, mi dice falso. Okay. Quindi se devo fare del codice che dipende quale oggetto mi viene passato e devo intraprendere diverse azioni a seconda dell'oggetto, posso farlo. Quindi, per definire meglio, la classe è un contenitore di variabili e funzioni, e queste funzioni generalmente vogliono modificare le variabili della classe, o meglio dell'oggetto. Le variabili si chiamano attributi, le funzioni si chiamano metodi quando si parla di oggetti, ma se le chiamate come volete è uguale. Quindi un oggetto è quando una classe prende vita, cioè questo smartphone. Qua c'è la sintassi per definirla, come vedete è tutto abbastanza semplice ancora in Python. Quindi creo una classe facendo class, nome della classe, generalmente si usa l'iniziale maiuscolo per le classi. Pass, l'avevamo già visto anche forse quando avevamo introdotto le funzioni, è il no op, cioè un'istruzione che non fa nulla. L'ho messo solamente perché in altri linguaggi magari uno avrebbe fatto tipo aperta chiusa graffa per dire un blocco che non fa niente. In Python non si può fare questa cosa, lui si aspetta di avere qualcosa inventato qui sotto. Non volevo crearla in questa classe, l'ho creata ma non volevo farci niente dentro, quindi pass. Quando chiamo quando metto aperta e chiusa tonda, quindi come chiamare una funzione, vado a istanziare l'oggetto di questa classe, ok? Quindi creo un'istanza, creo lo smartphone, okay? Infatti se lo stampo, lui mi dice che è un oggetto di tipo classe. Qua mi mette davanti underscore underscore main underscore underscore per una questione di moduli che dopo vediamo.
quindi si dice che un oggetto è un'istanza della classe. Lo sto dicendo perché in realtà poi quando interagite con le librerie, cioè tutto è fatto a classi, quindi se non sapete vagamente cosa sono è un problema poi. Sì? Non c'è il mio modulo, come? Sì? Ma non c'è il mio modulo? No, non c'è il mio. Semplicemente si chiama il nome della classe. Ok, se io posso anche guardare dentro gli oggetti, okay, quindi abbiamo detto hello è un oggetto di tipo stringa. Questa qua è una sintassi che non vi ho mostrato l'altra volta, ma che può essere molto molto utile. Cioè, avrei potuto fare questo, cioè, okay, per spiegarvi. Il comando dir, la funzione dir, vi presenta tutti i nomi che sono registrati all'interno della classe, quindi funzioni, cioè metodi e attributi, tutto. Se io voglio sapere, ho una classe, voglio sapere, sì, ma cosa ci posso fare? Posso usare dir e lui mi stampa tutto. Come vedete è una lista abbastanza lunga. È una lista di stringhe. Una cosa comodissima è poter... In Python posso unire questa lista di stringhe in una stringa sola. L'unica cosa che gli devo dire è qual è il separatore da mettere tra una e l'altra stringa. Ok, quindi si fa con questa sintassi qua, si crea la stringa che io voglio come separatore. Quindi qua ho messo virgola spazio. Ok. Su questo posso chiamare punto join. Okay. Perché la classe stringa mette a disposizione il metodo join. Il join si aspetta di ricevere una lista di stringhe e il risultato è quello di creare, di prendere la prima stringa della lista, mettere il separatore, seconda stringa della lista, separatore e così via, in modo che almeno riuscite a vedere quante sono. E come vedete, tra l'altro, questo join, a meno di scherzi, dovrebbe essere qua, ok? Vedete che ho usato, cioè ho potuto usarlo perché questa, cioè la classe stringa mi mette a disposizione il metodo join. Visto come lo mette a disposizione, ovviamente c'è anche quando io gli chiedo di stampare tutte le i metodi della classe stringa. Il doppio underscore lo vediamo. Sei sempre la slide dopo, aspetta. Però sì, il doppio underscore è una convenzione che adesso vediamo. Ok, come faccio a creare il costruttore? Come faccio a creare i miei metodi? Allora, il primo, cioè dentro ovviamente indentato sotto la classe, creo i metodi. Ok. Il primo parametro di ogni metodo è sempre la classe stessa, perché in realtà non è che si discosta così tanto dal C, cioè semplicemente ve lo fa lui, cioè vi passa quell'oggetto, cioè in C per aprire i file, cioè per gestire i file, ad esempio c'è, non so, fprintf, come prima cosa prende un riferimento a un puntatore di tipo file. Qua è la stessa cosa, ma ve lo fa lui, non dovete mettere voi l'oggetto, però quello che fa è sempre passare l'oggetto alla funzione. Ok, quindi il primo parametro di ogni metodo è sempre l'istanza su cui operiamo. In Java avete this per accedere all'oggetto stesso. Qua è una convenzione, si chiama self, quindi voi per fare un metodo all'interno di una classe il primo parametro è sempre self. Poi dopo non lo passerete, perché per chiamarla io andrò a usare la sintassi, cioè se io qua vado a definire il contatore, mi faccio c uguale contatore, non gli passo self, vedete che, allora iniziale abbiamo detto se non glielo passo è uguale a 0, self però dovrebbe esserci, ma non glielo passo perché non glieli passiamo mai, lo fa automaticamente il codice, è un po' una stranezza secondo me. Però è così che funziona. Quindi se io adesso voglio andare a chiamare il metodo aumenta, poi dopo ci entriamo in cosa fa, non devo passargli ancora c, faccio c punto e poi chiamo il metodo. Okay. Aumenta può prendere un incremento e quindi posso dire aumenta 2 senza passargli, cioè quella self me la inserisce lui, praticamente prende questo c che voi avete messo qua e lo mette qua all'interno.
Ok, quindi è una convenzione che si chiami self. In Java potete chiamarlo solo this, però se non lo chiamate self è un po' un casino, cioè non è un casino, però chi legge il vostro codice non capisce cosa sta facendo. Il dato è che gira most answer nei metodi che li attributi della classe. Sì. Ma in questo caso sì. Non viene mostrato il numero, giusto? Dato che non c'è la finale tecnicamente. Dipende da quando lo fai. Perché diciamo così, te la dico un po' tecnica, poi dopo in caso ne riparliamo. Però le classi sono solo dei namespaces all'interno di Python, quindi ti mostra tutto quello che è registrato. Sono come dei dizionari che associano dei nomi a delle cose, quindi lui ti mostra tutte le associazioni che stanno all'interno. Quindi se c'è il numero non te lo mostrerebbe sulla classe contatore, ma quando poi tu vai a istanziarla te lo mostrerebbe, perché ora il numero è presente. Però dopo, se vuoi, te lo faccio vedere meglio. Ok, per definire cosa succede quando vado a istanziare il mio oggetto, si usa questo metodo che è underscore underscore init underscore underscore. Ok, si chiama così. Prende self e io poi per associare delle nuove variabili, non devo definirle prima, come negli altri linguaggi di programmazione, dico semplicemente associo a questo oggetto self una nuova variabile che si chiama numero e la inizializzo a iniziale. Ok, aumenta, agisce ancora su self.numero, quindi agisce sulla variabile numero appartenente a quell'oggetto. Okay. Quindi io qua ho creato un contatore, non ho messo il valore iniziale, quindi parte da 0, l'ho incrementato di 2 e adesso sempre con un po' di fortuna, se accedo a c.numero lui mi stampa 2. Okay. Se avessi definito iniziale uguale a 5, avessi rifatto la cosa, sarebbe stato 7. Okay. Quindi io posso accedere a tutte le cose che qua faccio self punto, qua posso accedere come c punto. Okay. E questo è Python, mettere un numero solo dentro il costruttore? Mettere? Definire il numero dentro il costruttore? Sì, 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 è così che si fa. Sì, sì. Non si scrivono mai qua sopra le cose, perché se tu scrivessi le cose qua sopra appartengono alla classe a tutte le, cioè alla classe. Ok, quindi è condiviso con tutti gli oggetti di quella classe. Cioè, se io qua faccio x uguale a 2, quell'x uguale a 2 è condiviso da tutte le classi contatore. Quindi devo proprio associarlo a self per dire è solamente di questo oggetto e non dell'intera classe. Ok, si chiedeva perché gli underscore? Perché è una convenzione, se arrivate da altri linguaggi a oggetti dovete mettere la visibilità, quindi dovete mettere se quel metodo può essere chiamato solo dall'interno della classe stessa, se è un metodo pubblico, quindi è giusto che l'utente di quella classe lo chiami. In Python non c'è visibilità, okay? Tutto è accessibile da tutti, non potete definire una cosa private. Si fa così, si fa con una convenzione. In pratica, se io chiamo una variabile all'interno della mia classe, è una variabile generica, tecnicamente chiunque potrebbe cambiarla senza influire sul comportamento del codice, senza rompere qualcosa. Se io metto un qualcosa che è underscore variabile, ma anche underscore nome del metodo, quindi se ho un metodo interno che serve a me, lo metto come underscore, ok? Non viene mostrato nell'autocompletamento, cioè ci sono alcuni stratagemmi che poi vengono utilizzati dagli IDE. Però in realtà se poi voi chiamate, cioè se io ho definito un metodo che si chiamava, se questo metodo qua si fosse chiamato underscore aumenta invece che aumenta, ero io che volevo segnalare all'utente di quella classe non usarlo, perché lo uso io internamente, quindi magari serve una certa procedura per andare a utilizzarlo. Se tu lo chiami senza aver chiamato anche, non so, finalizza aumenta, si spacca tutto, ok? Quindi così vuol dire lo uso io, tu non usarlo. Però se l'utente della vostra classe decide comunque di andare a chiamarlo, quindi qua fa underscore aumenta,
Cioè, in pratica quello che si dice nel linguaggio Python è... te la sei cercata, lo sapevi che non dovevi usarla, quindi non funziona più, però hai usato dei metodi che erano privati. Cioè, non è colpa nostra. Questa cosa qua è abbastanza importante quando voi utilizzate delle librerie di altri, se fate le vostre librerie è molto importante. Perché se io metto qua underscore aumenta, è un mio metodo interno, vuol dire che nella prossima versione della mia libreria magari lo cambio, magari lo cancello. Quindi se tutto il vostro codice che avete in produzione vi viene su YouTube, poi usa il metodo underscore aumenta e chi fa la libreria lo cambia perché dice è un mio metodo, se tu lo usavi sbagliavi tu. Occhio perché poi non vi funziona più nulla, ma per questa ragione. Quindi se vedete che ah sì, quella cosa lì la posso fare, mi basta cambiare una variabile che aveva l'underscore. Se dovete farlo in questo momento per un codice che poi non utilizzerete mai più, ok, se lo dovete fare per un cliente, per qualcosa in produzione, no, trovate un'altra strada. Ok, se c'è un doppio underscore vuol dire, ok, se la tocchi esplode, cioè esplode il linguaggio, cioè non farlo perché è interna, tu tocca la, cioè ridefinisci il costruttore, cioè non va più nulla del linguaggio. Quindi non modificate le cose con underscore underscore. L'hanno messo anche dall'altra parte destra così perché gli piaceva, cioè perché c'era underscore underscore, l'ha messo anche là. Sì? Se invece il nome della cosa è underscore underscore indica una bulgina. Più o meno sì, cioè, diciamo questa è la versione pseudo ufficiale, però sì, l'hanno fatto perché piaceva, cioè underscore underscore nome non piaceva alle persone, se lo metti anche in fondo, ah ok, allora ha un senso. Sì. Allora, c'è questo concetto qua che si chiama duck typing, che è molto utilizzato in Python. Banalmente è questo tizio che dice se assomiglia a un'anatra, non ricordo mai se anatra è duck o quello è duck. Di e quale è oca. Giusto. Quindi se assomiglia a un'anatra, se cammina come un'anatra, starnazza come un'anatra, fa tutto come un'anatra, allora molto probabilmente è un'anatra. Okay? Questo nel senso che in Python molto spesso non è che si fanno mega costruzioni con gerarchie assurde, cioè in Python magari, no scusate, in Java avrete visto i generici e cose così per andare a definire esattamente cosa può essere utilizzato in qualche punto del codice. Qua diciamo, se risponde a quel metodo, a posto. Quindi ad esempio quello che funziona qua è se un oggetto ha un metodo read, write, seek, flush, quelli che mi servono per utilizzare quelli dei file, che sia un file o non sia veramente l'istanza di file, non mi importa perché tanto si comporta come un file. Quindi ad esempio esiste questo getItem che vi permette di far funzionare i vostri oggetti come se fossero delle liste, quindi vi permette di usare la sintassi quella indexing, quindi quella usando qua le quadre. Quindi possiamo accedere ai suoi elementi facendo oggetto e poi un indice. Ad esempio, se io voglio fare la classe tabellina del 6, okay, e mi piace accedere facendo tabellina del 6 e poi l'indice, io posso definire il metodo underscore underscore getItem underscore underscore e Python accetterà il fatto che io accedo usando la sintassi dell'indexing, perché lui di sotto va a usare questo metodo qua. Okay. Quindi come al solito prende self, prende un indice e io ritorno, cioè non è che ho creato una lista davvero, però si comporta come se fosse una lista per il mio utente. Quindi se va a istanziare tabellina del 6 e poi fa t di 7, stampa 42. Okay. Quindi ho fatto l'accesso come se fosse una lista. Chiaro? Non chiaro? Cioè, quindi esistono tutta una serie di metodi che ridefiniti vi fanno comportare il vostro oggetto in determinati modi.
Altri sono, ad esempio, underscore underscore mul, che è l'operatore asterisco che si può definire anche negli altri linguaggi. Add serve quando io voglio sommare due oggetti della mia classe. Okay, se per me ha senso sommare due tabelline da 6, lo posso fare ridefinendo questo metodo qua. Per una lista più esaustiva, se andate, c'è il link, ci sono 200 che potete ridefinire. No, 200 no, però. Ereditarietà, ma vediamo solamente per concludere la programmazione oggetti, perché manco, voglio farvi tutto il corso di programmazione in una sera. Permette di definire delle specializzazioni delle classi. Quindi c'è una classe figlio che eredita tutto quello che ha già anche la classe padre, e in più specifica delle altre cose. Quindi io posso definire la classe, come si fa di solito, animale, ma ogni animale deve avere un peso, quindi io dico che c'è questo costruttore che prende peso, lo definisco. Posso andare poi a definire gatto, vedete che c'è class gatto, e poi tra parentesi c'è la superclasse, cioè c'è la classe padre, quindi quella da cui deve ereditare tutto. Okay. Potete fare anche ereditarietà multipla in Python, quindi ereditare da più classi. Un animale non ha senso che mi agoli, un gatto sì, però non voglio stare a dire che anche il gatto deve avere un peso, perché quello come tutti gli animali. Però vabbè, questo è tanto per finire la programmazione oggetti. Ok, venendo poi un po' a come interagire con altre cose in Python, quindi se io scarico un altro codice, se creo due file o così via, come faccio a importare delle funzioni tra uno e l'altro, i file che contengono codice Python hanno tutti l'estensione .py. Ogni file si chiama modulo, okay. E posso importare funzioni, variabili, quello che voglio da altri moduli usando questa istruzione qua che si chiama import. Quindi ad esempio, se io ho definito un mio file che si chiama modulo.py, definisco al suo interno una variabile che si chiama default lim, gli definisco 3. Poi definisco una funzione che si chiama conta, okay, che fa qualcosa, non ci interessa nello specifico cosa. Ora voglio creare un altro file che vada a riutilizzare quello che è stato definito qua. Quindi se io lo creo lì a fianco, nella stessa cartella, posso dirgli import modulo. Okay. Quello che lui fa è andare banalmente a rieseguire tutto questo file, quindi vi importa tutte le definizioni che c'erano di là anche di qua, per poi andare a accedere a quelle definizioni devo usare modulo, quindi il nome con cui l'ho importato, punto, e poi posso accedere a default lim che è stata definita nell'altro, posso usare modulo.conta, ok? Quindi questo vi servirà anche quando dovete andare a importare delle librerie esterne. Potete anche importare solamente alcuni elementi, cioè solamente alcune cose da un modulo, non importo tutto. Quindi la sintassi, l'abbiamo andata a capo, però from modulo import oggetto, o import le cose che voglio importare separate da virgola, se ne volete importare più di una. Sì? Ma fare classi? Sì. Io non so scrivere il metodo, basta che la ridefinisce sì. Basta. Sì. Ok, se uso questa sintassi qua posso omettere il nome del modulo, perché io ho importato all'interno del mio spazio dei nomi proprio quegli specifici nomi da modulo. Quindi io qua faccio from modulo import default lim conta, non devo più accederci facendo modulo.conta, ok? Perché li ho importati già direttamente come se fossero variabili del mio ambiente. Come vi ho detto prima, lui quello che fa è andare a eseguire il codice che c'è dietro. Ok, ma quindi se voi avete messo dentro qualcosa, se avete creato il vostro programma che però ha sostanzialmente anche un main, però come abbiamo visto non è che c'è veramente una funzione main che viene eseguita.
Però se lui va, se io fossi andato a fare qualcosa qua in questo modulo, avessi messo una print, facendo questo import, lui avrebbe eseguito anche quella print. Okay, come faccio a evitare questa cosa? Per evitarlo uso questa variabile qua che si chiama underscore underscore name underscore underscore. Questa contiene il nome del modulo. È più facile a vederlo che a spiegarlo. In sostanza, se io vedo qual è il contenuto di questa variabile, underscore underscore name, mi dà, sempre perché gli piace mettere underscore underscore, underscore underscore main underscore underscore, che è quello che avete visto come prefisso prima, appunto classe. Perché quando io eseguo un modulo e lo sto eseguendo, questo è il nome che lui attribuisce al fatto che questo modulo è stato eseguito da qua e non importato. Quindi se io voglio fare qualcosa solamente, cioè avere una sorta di main, se voglio fare qualcosa solamente se ho eseguito quel file e non se è stato importato, quello che si fa è verificare se questa variabile qua name è uguale a underscore underscore main underscore underscore. In questo modo potete fare magari un po' di scritto varie, poi da quel file là mi serviva proprio quella funzione, però quello script già cancellava tutti i file che si chiamavano .back, per esempio, come estensione finale, però aveva dentro un modulo, una funzione utile, però io voglio importare solo quella, non voglio fare tutto. Ok, quindi qua mi dice il programma eseguito direttamente perché name è uguale a main. Se l'avessi importato, cioè per quando è importato, name vale un'altra cosa, vale il nome del modulo. Quindi da dov'è che possiamo derivare questi moduli? Nel netto o in locale, quindi file a fianco del vostro programma. Posso importarli dalla standard library, argomento che abbiamo accennato e non ancora visto. Posso importarli dall'esterno installandoli. Quindi, vi avevo già detto all'inizio che Python ha una standard library che contiene il mondo. Cioè, prima facevo riferimento al fatto che zip non facesse veramente compressione, c'è in standard library qualcosa, cioè c'è la funzione per fare compressione. Cioè, c'è un po' qualsiasi cosa che serva per fare dei programmi che si possano chiamare tali. Però come faccio a capire, come faccio a cercarli, come faccio a sapere della loro esistenza? Perché fin quando ci sono, ma io non so che esistono, possono anche esserci, però sono poco utili. Allora, se voi andate su docs.python.org/3/library, buona lettura, cioè una pagina infinita di tutti i moduli che ci sono in standard library, cioè tipo sta pagina è lunghissima, ma ognuna di queste pagine è un modulo e ognuna di queste cose, cioè ognuno di questi moduli fa cose, cioè avete quello per aprire i file CSV, quello per calcolare gli SHA, avete quelli per fare threading, avete quelli per fare multiprocessing, se non potrebbe parlare per una vita di tutti questi mod, cioè vedete che sono veramente parecchi. Poi ci sono alcuni che sono inutilizzabili, però tantissimi altri, cioè, sono veramente fondamentali. Adesso ve ne elenco qualcuno che secondo me vale la pena guardare, ma di quelli che uso più spesso, ma non perché gli altri non siano interessanti. Adesso devo riuscire a tornare alla presentazione. Ok. Allora, vabbè, classico quando vi fanno imparare a scrivere in C, la prima cosa che si importa è mat.h, che dentro ha tante belle cose, il coseno, il seno, così via. Ovviamente c'è anche qua mat con tutto, e vedete che c'è la documentazione seriamente fatta bene, c'è esempi di codice. Cioè, questo è solo quello che c'è all'interno del modulo mat, ok? Penso di non aver scritto così tante funzioni nella mia vita da programmatore rispetto a quelle che ci sono qua. Altre carine, nella scorsa lezione qualcuno, penso te Andrea,
chiedevi se le tuple fossero simili alle struct in Python. Una cosa che delle tuple che a me non piace molto è che io posso accedere solamente attraverso il loro indice. Cioè io creo una tuple e poi posso dire quello, cioè l'elemento che sta all'interno della tuple in posizione 2. Cioè se voi usate un meccanismo del genere, il vostro codice diventa illeggibile in 3 minuti, okay? Perché cioè, faccio ricordarmi che 2 si riferiva all'email, 1 al numero di telefono, cioè impossibile. Quindi molto molto spesso si creano delle classi che sono poi solamente dei contenitori. Una cosa carina è questo da collections, che è un modulo che integra diverse strutture dati per casi specifici. Quindi abbiamo counter che conta, gli passate una stringa, gli passate un qualsiasi cosa, lui vi conta il numero di occorrenze, quindi vi ritorna una specie di dizionario con il numero delle occorrenze. E ovviamente se ci andate sopra vi fa vedere come funziona e tutto. Okay. Quindi se io uso la stringa abracadabra e poi gli chiedo i tre elementi più comuni, lui mi dice che A c'era 5 volte, R 2 volte, B 2 volte. Okay. Ma cioè, per fare degli esempi. Altro utile che uso spesso, vabbè, ma cioè, non è che possiamo parlare di tutti, parliamo di quelli interessanti. Named tuple è una cosa che io uso abbastanza spesso, serve per creare in maniera compatta, cioè per evitare di scrivere class point 2 punti, init che deve passarmi x e y perché è un punto in 2D, poi faccio self.x uguale x, self.y uguale y, c'è scritto 6 righe di codice per definire qualcosa che non è così interessante. Named tuple vi chiede un nome da assegnare alla... Ctrl più, si è spostato tutto. Vi chiede un nome da assegnare alla vostra struct, alla vostra pseudoclasse, e poi gli potete passare una lista delle variabili che deve contenere. Questa cosa qua la posso indicizzare come se fosse una, cioè con 0, 1 con l'indice in base alla loro posizione, quindi x sarà 0, y sarà 1, però posso anche fare p.x più p.y, che è un po' più sano di vedere scritto p0 più p1, okay, perché fin quando si tratta di poca roba, ok, ma altrimenti poi andate a creare delle classi perché non sapete magari che c'è name tuple. Che quello che fa è una struct in C, cioè che sono inventati. RE serve per le espressioni regolari. Se non sapete dove sono, guardate, c'è un mondo dietro, non ne possiamo parlare adesso. Però servono per andare a cercare del testo quando io non so esattamente il testo che sto cercando, ma so che magari è separato da asterisco, poi dentro c'è del testo e poi un altro asterisco, per dire. Le espressioni regolari vi permettono di definire dei pattern di ricerca e poi andare a cercare il vostro testo. Già integrate, senza niente, anche in Java però. Altri, e non li apriamo tutti, però ve li segnalo solo perché se avete fatto scripting in altri linguaggi magari vi tornano utili. Glob serve per fare espansioni di nomi alla bash, diciamo. Quindi se voi volete sapere tutti i file asterisco.txt che ci sono all'interno di una cartella, usate glob, che praticamente è glob, gli si passa asterisco.txt e lui torna una lista dei file. JSON serve per parsare stringhe in formato JSON. Se avete utilizzato delle API web, sicuramente vi sarete imbattuti nel JSON. Avrete anche visto che magari in Java non è così facile parsarlo. In Python c'è la libreria standard library. SMTP lib è quella che vi ha mandato le mail con i libri, perché dovevamo mettere il codicello per l'humble bundle all'interno della mail. Non avevamo voglia di farlo 30 volte, ci avevamo messo un'ora, cioè avremmo nel tempo che ovviamente, perché poi si tende a sovra-automatizzare cose che verranno usate una sola volta,
però almeno ci si diverte, piuttosto che mandare 30 volte un'email copiando il codice che si sbaglia, cioè si automatizza. SQLite 3, per qualcuno familiare, serve per interagire con dei database SQLite, che se non lo sapete sono dei database in un singolo file, sono quelli usati da Android, sono quelli molto comodi perché potete usare, se lo conoscete, SQL, e ci avete lì il database senza tirare su MySQL e così via. Tempfile vi gestisce automaticamente i file temporanei, quindi anche spooled. Questa è una cosa carina che ho scoperto di recente, quindi voi potete dire: crea un file temporaneo che però fino a 10 mega sta in memoria, e poi dopo i 10 mega invece viene mandato su disco perché non voglio consumare tutta la memoria. Ve le gestisce lui, ve li chiude, c'è il context manager, quindi con WID aprite e chiudete tutto. Un altro interessante di cui parlare, anzi sono anche quelle per fare multiprocessing, quindi per fare multithreading in sostanza, in Python sono elementari. La libreria si chiama multiprocess, se la leggete per 5 minuti sapete fare programmazione concorrente. Questo qua è carino perché qualcuno aveva chiesto come fare dei semplici tool, delle utilità che però esponessero un'interfaccia a riga comando. Quando usate i classici tool a riga comando, che poi fate meno help e vi dice tutti i parametri che potete fare. Se avete mai provato a scrivere un parser delle cose che vi manda l'utente, cercare di capire che ha scritto meno C e quindi intendeva dire che il numero che c'era dopo era il livello di compressione e così via, se ci avete provato, io ci ho provato, ho desistito dopo un paio d'ore e ho guardato altro. Questa qua è una libreria, c'è già in standard library, quindi from arg parse, quindi posso usare dei nomi, questa qua è la prima volta che importiamo qualcosa dalla standard library, posso usare dei nomi che non sono un file che c'è lì a fianco, però li uso come se fossero dei file che ci sono lì a fianco. Semplicemente metto il nome, che è quello che mi viene detto dalla documentazione, prendo questo argument parser e vedete che in 6 righe ho definito la mia interfaccia riga comando. Cosa vuol dire? Gli ho detto voglio creare un parser degli argomenti che vengono dati al mio programma. Gli ho dato una descrizione al mio programma che mi sentivo figo, direi in coda video, anche se poi il programma non fa niente. Poi ho questo add argument e la convenzione è quella POSIX, quindi se metto un meno è qualcosa di opzionale. Se non metto un meno, generalmente in maiuscolo, è qualcosa che va esattamente in quella posizione, quindi lui si aspetta di ricevere. Il primo degli argomenti è input, il secondo degli argomenti è output. Okay. Se metto anche meno C, posso specificare, posso assegnare anche questa variabile qua. Posso anche dare dei default perché sono parametri opzionali. Okay. Tutto questo poi faccio parser.parseArgs e lui mi ritorna una specie di namespace, una specie di dizionario, e posso accedere col punto, come abbiamo fatto prima, alle variabili che ho definito qua sopra. Quindi posso fare args.bitrate, posso fare args.input. Ok? E mi ha automaticamente lui valorizzato quelle variabili. Cioè, quindi se voi lo fate automaticamente, cioè quelle 6 righe di codice, mi ha dato il parser, mi ha dato che se faccio meno help sul mio programma, cioè questa cosa qua non l'ho scritta, lo fa lui in automatico, mi genera tutta la documentazione che l'utente si aspetta di vedere. Okay. Se non definisco qualcosa, mi dice manca questo argomento qua, input, che è necessario. Okay. Fa tutto lui per voi e poi voi accedete solamente alle vostre variabili. Moduli esterni, quindi come vado a scaricare qualcosa per estendere le capacità della mia standard library, se voleste, cioè, ovviamente ci sono dei moduli, se devo fare scraping automatizzato di siti web, se devo fare tante cose, non ci sono i standard library, è gigante, ma per gli usi comuni. Quindi posso andare a installare ulteriori
ulteriori moduli tramite questo tool qua che si chiama pip. Allora, ci sono adesso un po' di nomi, diciamo un po' di chiarezza. C'è pip, c'è pipi, c'è virtolenv, se qualcuno vuole usare più, che è fatto da Dario Bertini, che è il nostro ex frequentante del LUG. Allora, pip serve per installare e gestire pacchetti in Python. Se siete in un sistema che usa Python 2 e volete installarli per Python 3, si usa pip 3. Viceversa, se siete in un sistema operativo che di default usa Python 3 e volete installare per Python 2, fate pip 2. Pip usa quello che è di default nel vostro sistema. Se qualcuno avesse mai usato easyinstall, era la versione precedente di pip, ora tutti usano pip, serve per installare pacchetti. Okay, ma sti pacchetti però da dove li prendo? Da dove vedo che esistono questi pacchetti? C'è questo PyPI, che è Python Package Index, è un repository dove ci sono tutti i pacchetti che le persone hanno prodotto nel tempo. In questo momento sono 108.000. Okay. Quindi prima di cimentarvi a scrivere qualcosa che faccia, cioè un programma che fa, una libreria che faccia qualcosa, ispezionate se è già presente, perché è enorme. Se lo aprite vedete che c'è questo PyPI e questi sono tutti i nomi di pacchetti che io posso installare in questo momento. Se voglio questo OS Brick, questi qua sono i pacchetti aggiornati oggi, cioè, ma se faccio refresh probabilmente quello lì non è neanche più il primo. No, è quello primo. Se voglio installarlo lo chiedo a pip, come vediamo adesso, e poi ce l'avete nel sistema. Okay. Quindi l'altra cosa è virtualenv, perché quando avete così tanti pacchetti a volte fanno un po' cozzo tra loro, fanno un po' cazzotti, perché magari per un certo programma vi serve la libreria versione 1.3, con la 1.4 non va, l'altro invece vuole la 1.4. Okay. Quindi virtualenv è il modo per creare degli ambienti isolati per i vostri programmi. Sì? Rispetto a fare un get, sì? Non c'è tutto, cioè sui repository di Ubuntu ci sono i pacchetti quelli più grossi e sono generalmente abbastanza indietro. Sì, 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 cioè pip è lo sviluppatore carica ora il pacchetto, tu ricevi l'aggiornamento ora che viene messo all'interno dei repository di Ubuntu, cioè visto che vogliono essere stabili magari passano anche 2 anni. Okay. Quindi se volete usare quel, cioè, avete visto che la vostra libreria wow fa anche questa cosa, la versione che avete su Ubuntu no, però prima ovviamente provate quella di Ubuntu, se proprio volete la cosa che è stata fatta ieri, allora, però non per tutti i pacchetti, cioè per i più grossi c'è. Cioè. Quindi, perché usare questi virtual environments? Per isolarli, quindi potete avere diverse versioni della stessa libreria nel sistema. Non vi serve essere amministratori, quindi non vi serve permessi di sudo. E poi, più organizzato, ogni progetto ha le sue librerie, se voglio cancellare quel progetto, cancello anche tutte le librerie e basta. Non continuo ad aggiungere nel sistema cose che non mi servono. Ok. Come si installa pip, cosa che non dovete fare necessariamente adesso, anche perché visto che tutti usate Linux è già installato, quasi no. Chi usa OS X si è installato anche lì. Se non proprio non dovesse esserci installato, installate il pacchetto python-pip. Oppure potete usare easyinstall, che era il suo predecessore, cioè il suo contendente, per installare pip, cioè proprio per dire basta, non voglio più usarti. Alla brutta scaricate questo qua, cioè quindi se siete su Windows, se non vanno gli altri modi, scaricate questo file, lo eseguite con Python, si installa pip. Ok, come si installa virtualenv? Fa così, quindi che anche... Ops, sto sbagliato. Faccio sudo perché lo voglio installare per tutto il sistema. Altrimenti potete mettere pip install -- user se volete solamente per il vostro utente. Quindi pip install virtualenv, okay.
se lo volete solo per il vostro utente, senza sudo, sono in Italia. Cosa? Sì, sì, di VirtualEmb, sì, sì. Però così almeno abbiamo fatto due piccioni con una fava, visto che è tardi, perché avete anche imparato a usare pip, cioè per installare delle cose con pip, pip install, nome della cosa che volete installare. Okay. E non serviva un'altra slide. Ok, ora che ho sto VirtualEmb, cos'è che ci faccio di preciso? Perché non mi è ancora troppo chiara sta storia. Allora, VirtualEmb vi mette a disposizione il comando VirtualEmb, che vi permette di creare in una cartella il vostro ambiente virtuale. Quindi questo secondo VM è la cartella dove creare il virtual environment. Dopo aver fatto questo comando, mi viene creata la cartella VM. All'interno lui salverà tutte le librerie che io installo all'interno di quel VirtualEmb, si salva se volete usare Python 2, Python 3, tutte cose varie. Se fate source, che come abbiamo visto nel corso di Bash, vi permette di eseguire un file Bash e importare tutti i nomi, le varie funzioni che ci sono al suo interno, all'interno del vostro ambiente Bash attuale, cioè all'interno del vostro terminale. Quindi all'interno della cartella VMv crea la sottocartella bin e dentro c'è un file che è activate. Non è che dovete imparare, cioè questa cosa qua è tipo a memoria, tipo la Bibbia negli anni 50, cioè si imparava a memoria, fine. Dato poi se avete l'autocompletamento nel terminale ve lo autocompleta. Altrimenti ci sono tante altre cose più tra queste che vanno a semplificare. Lì in mezzo faccio tutte le istruzioni che abbiamo visto prima, quindi se lì in mezzo, dopo aver fatto il source e prima di aver fatto il deactivate, che spegne il virtual environment, faccio pip install e poi una di queste librerie qua che avevamo visto, lui me la scarica e me la inserisce in quel virtual environment. Quella libreria esiste solamente quando il virtual environment è attivo, non esiste nel sistema altrimenti. Quindi quando attivo questa cosa potrò riutilizzare quella libreria, altrimenti no. Quindi potete avere librerie completamente contrastanti all'interno del vostro sistema. Ok, per concludere, okay, so installarle, so creare i virtual environment e tutto, cosa installo, sì? Ma quando Microsoft Directory, oltre alla cartella per virtual environment, sì. Per gestire il progetto mi conviene fare il commit del virtual environment? No, generalmente il virtual environment non si committa perché è gigante, dentro c'ha tutte le librerie, cioè tu committi piuttosto la lista dei pacchetti, perché pip abbiamo visto come si installa un pacchetto, gli puoi anche dare un file di testo che generalmente si chiama requirements.txt, che è semplicemente una lista dei pacchetti che tu vuoi installare. Invece che fare pip install nome di un pacchetto, fai pip install -r, che sta per requirements, gli passi il nome di questo file, lui legge riga per riga e ti installa tutto. Okay, quindi quello che si fa generalmente è non metti su in sistema di controllo e versione anche il VirtualEmb, perché potrebbe essere veramente gigante. Un po' come mettere le librerie, cioè generalmente uno non le mette, cioè anche se usi Java, usi Maven, piuttosto metti il Maven file, però... Home. Però non metti le librerie in sé, perché quello non è il tuo progetto. Ok, quindi librerie interessanti. La prima che vi faccio vedere, che non è che faccio qualcosa di particolare, abbiamo visto come creare con argparse le interfacce a linee di comando. Però se voi chiedete, cioè se dovete farlo per qualche vostro amico che non è così, di aprire un terminale, ok, no. Questa libreria vi permette di creare delle interfacce che sostanzialmente sono solamente un passare quei parametri, vi permettono di passare quei parametri alla linea di comando. Okay. È molto carina perché, a parte il fatto che molto spesso, dipende a chi dovete darlo, però una cosa di questo genere viene molto più apprezzata di una cosa di questo genere. È molto carina perché se io faccio una funzione main in cui metto il mio parser, che sono esattamente le righe di codice che abbiamo visto prima,
per fare l'interfaccia grafica con quella libreria là servono precisamente due righe. Ok. La prima è importo da GUI questo nome GUI e poi metto questa cosa che è un decoratore, non ci addentriamo nei decoratori, però metto, decoro questa funzione, metto cancelletto GUI su quella funzione, fine del lavoro. Okay. Se eseguo quella cosa mi ha creato la mia interfaccia grafica. Se vedete qua, probabilmente a video registrato non si vede. Cosa? Mi metti in difficoltà, non ne ho idea di come si faccia. Tipo alt più no, contro più no. No, però aspetta. Vabbè, dai, facciamola. Ops, ho aperto Steam. Volevo aprire il terminale, però iniziavano entrambi con lo stesso nome. Perché qua ho installato Sakura come terminale. Qua posso zoomare. Tanto video, cioè registrato non si vede, però sulla fiducia. Allora, qua ho le stesse righe che avete visto dall'altra parte. Okay. Quindi se io, a dimostrazione, se ho installato le cose, se lo faccio... e metto pochi argomenti, quindi devo mettere anche almeno l'input e l'output, quelli che ho definito che devono esserci. Se non lo metto mi dice too few arguments, okay? E non ho dovuto farlo io, l'ho fatto automaticamente la libreria. Se faccio meno help, come facevo vedere prima, vi mostra l'help del linguaggio. Se io demo fatte così mi spaventano sempre moltissimo. Se io importo GUI, ok, devo anche creare una funzione perché i decoratori si applicano solo sulle funzioni, ok, e metto at GUI qua, e con un po' di fortuna fatto qualcosa che però non si vede. Ma sì, ma anche questo sulla fiducia, no? Come prima che non si vedeva. No, ma è perché, ma è per la risoluzione del video, deve essere andato sotto e io in questo momento non sto riuscendo a prenderlo, però se non vi fidate dopo vi faccio vedere quando scollego. Sto dicendo che si aggancia automaticamente. Sì, sì, capisce automaticamente questa cosa e vi crea l'interfaccia grafica. E fidatevi perché generalmente funziona. Però sì, c'ho un attimo l'ambiente qua incasinato. Ok. Quindi abbiamo visto questa. Per altre classi che sono requests, serve per fare richieste HTML, cioè la descrizione è tipo HTTP request for humans, perché una cosa brutta di Python è nella standard library le librerie che vi permettono di comunicare via HTTP con siti, fare richieste GET, POST, non sono fatte benissimo. Cioè sono fatte bene, però sono verbosissime. Questo qua, se voi volete fare, cioè quella cosa qua che è quello della documentazione proprio, io posso fare una richiesta GET, quindi prendere un sito, posso addirittura passargli l'autenticazione, quindi fa basic HTTP, HTML authentication, posso chiedere lo status code 200 perché mi dice che è quello corretto, posso addirittura farmi passare il JSON della risposta e ottenerlo come dizionario. Quindi è solamente un segnatevelo, e poi c'è l'imbarazzo della scelta. Cioè non aveva troppo senso stare a elencarvi una lista infinita di librerie. Avete dalla gestione di pacchetti se volete fare uno sniffer di rete, avete scraping di pagine web, avete crittografia, cioè qualsiasi cosa. Cercate
una cosa molto bella di Python è che generalmente, anche se esistono tantissimi pacchetti, però poi è abbastanza chiaro qual è quello da usare. Cioè, nel senso che Request non è il pacchetto per fare richieste HTTP, è uno dei, su quei 108.000 pacchetti che abbiamo visto su PyPI, un bel 1000 saranno per fare richieste HTTP. Però nessuno usa gli altri 999, perché sono cose troppo particolari. Ok, magari non proprio in questa proporzione, perché sennò sembra che tipo, ci sono solamente 100 librerie disponibili su PyPI. Però una volta che uno cerca come si fa a fare quella cosa, è istantaneamente chiaro, cioè i primi risultati di Stack Overflow ti dicono cioè, qual è la cosa da usare, come si fa. Quindi per mandare la mail che vi dicevo, non è che sono stato a diventare matto, lo sapevo già come si faceva, banalmente ho cercato, è uscita la libreria da utilizzare. Quindi ce ne sono moltissimi, se avete delle richieste specifiche, passate dopo, chiedetele adesso, e cioè, un po' di pacchetti ne ho fatti girare, quindi se avete delle richieste specifiche magari riesco a darvi una qualche indicazione. Non so niente di Blender, non so niente di grafica. Blender non so niente di grafica, però sulle altre cose magari... Cioè, per fare analisi di dati, una che si usa generalmente è Pandas, cioè segnatevele se vi servono. Per fare machine learning si usa scikit-learn, oppure si usa TensorFlow, cioè ci sono veramente una marea di pacchetti, e visti gli interessi troppo variegati forse è meglio lasciare col cane che viene sommerso dalle palline, che è abbastanza esplicativo. Se non avete altre domande, niente, vi lascio qualche link. Molto molto bello è l'ultimo, è un corso, quindi cioè, non è una cosa che si fa alla leggera, serve un commit di tempo un po' lungo, però è fatto da Peter Norvig, che è una persona che stimo moltissimo, è il direttore della ricerca di Google. E quello cioè, vi dice tante cose di quelle che vi ho detto io, ma vi dà qualcosa in più per programmare in Python. Okay. Quindi se volete fare uno dei vari corsi online in Python, probabilmente adesso vi ho già dato le basi per poter partire anche da un corso avanzato, cioè intermedio avanzato, cioè magari non serve qualcuno che vi spiega di nuovo le liste e così via. Quindi se dovete sceglierne uno da fare, quello. E basta, se ci sono domande o altro, sono qua. Altrimenti grazie di aver partecipato e speriamo di vedervi anche a quello di Git, anche in giro a Luca, come si sa qua tutti i mercoledì, che di solito quelli che si qua c'è tanta gente, però poi il mercoledì alle riunioni un po' di meno. Siamo qua se volete passare, ma anche solamente per discutere di qualsiasi cosa state facendo, qualche script che state facendo, volete farlo vedere agli altri, volete parlare di Linux, cioè ci etichettiamo come BGLug, quindi Linux open source, quindi quelle sono le tematiche principali, ma non pensate che parliamo solo di quello tutto il tempo, diciamo ah, tu che distribuzione Linux usi, e poi dopo rispondiamo solo a queste domande. Quindi se volete passare siamo qua. Altrimenti grazie a tutti e alla prossima.